È l'orario di punta del mattino, le 8.40, nel quartiere di Beyazit, vicino al centro storico di Istanbul, esplode una bomba provocando la morte di 11 persone, 7 agenti e 4 civili, 36 invece feriti, di cui 3 in gravi condizioni. Il congegno esplosivo, collocato all'interno di un'auto parcheggiata, è stato comandato a distanza per colpire un autobus su cui viaggiavano alcuni poliziotti in tenuta antisommossa. Un attacco nel cuore della città, tra l'università e il Gran Bazar, vicino all'albergo Selal Aga Konaji, uno dei più frequentati dai turisti. Questo video amatoriale mostra i danni causati all'hotel e i rottami del bus squarciato dall'autobomba. Nei pressi si trova anche una stazione della metropolitana chiusa per motivi di sicurezza. Gli agenti di polizia hanno ispezionato una vasta zona intorno all'area dell'esplosione per verificare l'eventuale presenza di altri ordigni. Gli inquirenti, ha dichiarato il governatore di Istanbul, Vasip Sahin, sono al lavoro per cercare i responsabili dell'attacco, ma al momento non ci sono precise informazioni a riguardo. Dall'inizio dell'anno la Turchia è stata sconvolta da una serie di attentati. Ad Ankara si contarono decine di vittime per due esplosioni rivendicate dal PKK, il partito dei lavoratori del Kurdistan. Analoga rivendicazione il mese scorso ad Istanbul, quando un'autobomba telecomandata ha ucciso 8 persone, e a gennaio, sempre ad Istanbul, erano rimasti uccisi 10 turisti, di cui 8 tedeschi, ad opera di un kamikaze. L'attentato venne attribuito ai jihadisti del Daesh.